in collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buona giornata, buon weekend, eccoci all'appuntamento con un altro nostro spazio informativo dedicato al TG Sport News di streamingsport.it. Buona giornata e buon weekend, vi dicevo, un ringraziamento da subito alla nostra regia che ci accompagna per la realizzazione e montaggio dei servizi e delle interviste che tra poco vedrete. Un grazie agli sponsor che hanno accettato di essere al nostro fianco, alle amministrazioni comunali che con il loro contributo vogliono essere vicini alle loro società sportive e proprio a quelle società sportive che poi ricorderemo di volta in volta, di settimana in settimana, per questo nostro spazio informativo. I nostri veicoli pubblicitari dove potete trovarci e reperirci sono la pagina YouTube di streamingsport.it, il volantino, quello cartaceo, streamingsport.it news, ed il nostro appuntamento, quello che state seguendo, ovvero TG Sport di streamingsport.it. Allora andiamo a vedere subito quali sono le principali notizie di questo appuntamento del fine settimana. Si inizia con il calcio, con la Serie D che vede nel girone C le due trevigiane, ovvero Treviso e Prodeco Monte. Il Treviso ha pareggiato 1-1 con il Campo d'Arsego, rimane imbattuto all'Omo Bonotenni e resta nelle zone alte della classifica. Il Monte Prodeco invece perde 1-0 contro il Bassano. Il prossimo turno vedrà il Treviso a Bassano ed il Monte Prodeco ancora in casa contro il Chions. Intanto arriva in redazione l'invito di una conferenza stampa di presentazione della nuova tribuna centrale dello stadio Omo Bonotenni di Treviso, che si terrà appunto sabato 18 novembre prossimo, tra una settimana, alle 12, con ingresso dal cancello numero 4. Prendete nota. Parliamo anche delle nostre squadre del campionato di eccellenza, in particolar modo lo facciamo con il collega Alessio De Martin che ci inquadra la giornata. Altro turno interlocutorio, quello trascorso in eccellenza veneta girone B, dove continua a persistere la discontinuità dei risultati. L'unica squadra che non sembra in questo momento subire questo trend è il Sandonà, che rimane imbattuto grazie al pareggio quasi in extremis contro l'Agodigese. Il contemporaneo KO del Giorgione in casa contro l'Aleo fa allungare a 3 punti il vantaggio sui castellani, che rimangono la prima inseguitrice. Sale il Borgoricco, che con la netta vittoria sul campo del Conegliano si trova al terzo posto solitario e sta ritrovando la vena offensiva che lo ha caratterizzato anche nella stagione trascorsa. Appena sotto, nell'arco di 2 punti, troviamo un gruppone formato da ben 9 squadre. Segnale che la classifica è cortissima e un risultato positivo o negativo può far trovare le varie formazioni in zone playoff oppure playout. In questo gruppo troviamo la Calvino Ale, altro risultato utile per il rientrante Nico Pulzetti in panchina, e la Leo, che continua con l'alternanza fra vittorie e sconfitte. Gli Appiave e Spinea cercheranno un pronto riscatto dopo le brutte sconfitte dell'ultimo turno, mentre il Vittorio Falmec, che si è salvato in extremis contro il Caorle e la Salute, se la vedrà contro un Cavarzano che ha solo sfiorato il colpo esterno a Pieve di Soligo. Continua la risalita di Porto Mansuè e Godigese, che ora si stanziano al centro della classifica. Scende il Favaro dopo il buon inizio di stagione, mentre continua a chiudere il raggruppamento il Caorle della Salute. In settimana da segnalare il pronunciamento da parte della Corte federale che ha parzialmente accolto il controricorso presentato dal Cavarzano,
omologando quindi il risultato sul campo di Cavarzano Spinea 2-0. Con questo risultato i bellunesi agganciano a metà classifica 11 punti proprio i veneziani dello Spinea. Nel prossimo turno spiccano gli scontri fra Godigese e Clisse Careni Pievigina, Leo e Conegliano, quattro formazioni che cercheranno il bottino pieno per fare un salto sulle rispettive avversarie. Test importanti anche per Porto Mansuè sul campo dello Spinea e del Via Piave impegnato contro la lanciatissima Borgoricco. Interessanti anche Cavarzano Vittorio Falmec ed il derby veneziano Favaro Sandonà. Chiudono la giornata Cadoneghe Calvino Ale e Caule La Salute Giorgione. E allora avete sentito poco fa anche da Alessio il discorso del Cavarzano, un Cavarzano che va a quota 11 punti in classifica, aggancia lo Spinea proprio e in settimana invece noi della redazione siamo andati a Santa Maria del Piave per vedere e seguire l'allenamento del Vittorio Falmec. Abbiamo sentito il tecnico Stefano Esposito. Siamo con Stefano Esposito e siamo al campo d'allenamento che vedete alle nostre spalle, sta per iniziare l'allenamento, dopo un 1-1 con il Caorle, Stefano, avete pareggiato. Sì, abbiamo pareggiato, ci prendiamo il punto che muove la classifica e comunque permette di mantenere il morale alto, dopo quattro buone prestazioni condite da tre vittorie, però la prestazione non c'è stata, questa domenica ha fatto meglio il Caorle e noi avevamo parecchi giocatori fuori, chi li ha sostituiti non è stato al top, ne ha risentito tutta la squadra. Voltiamo pagina, prendiamo atto di quello che abbiamo sbagliato, cerchiamo di non ripeterlo e ci apprestiamo a lavorare per affrontare il Cavarzano, che sarà un'altra battaglia. Caule, l'hai detto tu stesso, non è semplice poi da affrontare perché è un modo un po' particolare di porsi, quindi difficile. Sì, e poi è ben allenata. Guarda, se tu pensi che a un certo punto domenica fra prima e ultima c'erano 7 punti, è un campionato stranissimo, c'è un grande equilibrio, basta del Cadone che ferma San Donato, cioè è un campionato davvero interessante. Sì, l'hai detto bene, è un campionato davvero interessante, strano per certe cose perché davanti magari ci si ferma, dietro si sale. Cavarzano che ha vinto sempre il ricorso, quindi rimane con i punti che aveva, quindi lo ha affrontato in un momento un po' particolare per loro, positivo. Certo, poi comunque hanno fatto un'ottima prestazione a Pieve, quindi sono in un buon momento, è una squadra solida, nel loro campo di casa è difficilissimo perché è un campo tipo questo, quindi è più una battaglia che una vera partita di calcio, quindi noi dovremo farci trovare pronti. L'abbiamo detto all'inizio quando siamo venuti a trovarti per le prime volte qui, è un campionato come dicevi strano ma livellato verso l'alto. Sì, direi di sì, anche perché ci sono tanti giocatori interessanti, anche giovani, ogni squadra ha una propria identità, quindi ogni partita è da prendere con le molle, va preparata, va studiata e l'equilibrio che regna ne è la testimonianza. Ed ora microfono anche a Davide Scarpi, uno dei giocatori tra i più rappresentativi della Rosa Vittoriese. Sta calando la sera, ma sta arrivando invece un giocatore che è in crescita, perché dalle prime volte che ti ho visto all'inizio campionato direi che adesso è il Davide Scarpi che conoscevamo. Sì, mi sento molto meglio rispetto alle prime partite dell'inizio. Sicuramente assieme a tutta la squadra stiamo facendo un lavoro perché siamo tanto giovani, poi il mister ci ho lavorato dall'anno scorso, lo conosco bene, mi mette sempre in condizione di esprimermi al meglio. Sto giocando in un ruolo dove comunque un po' mi devo adattare perché la prima punta non sarebbe il mio ruolo cardine, sarei più trequartista ad esterno, però nel modo in cui ci fa giocare il mister mi trovo bene e mi metto a servizio. Stavo per dirtelo infatti, perché il tuo ruolo sarebbe proprio dietro le punte, è che questo maledetto ruolo ormai lo stanno scartando un po' tutti, no? Sì, no, è un ruolo che mi piace, io sono nato trequartista, però appunto al mister gli serve, ho un po' più di esperienza degli altri ragazzi che ci sono e quindi
faccio quello che mi dice lui, ecco, mi metto a servizio. È un Vittorio che aveva iniziato così così, poi ha ritrovato fisionomia, adesso avete avuto questo sbandamento, diciamo, dell'addio tra virgolette di Costantini, che vi saluta, però insomma questo pareggio con il Caorle direi che è un punto che muove la classifica, come diceva il mister. Sì, è un punto che per come è venuto muove sicuramente la classifica, perché il Caorle domenica ha giocato molto meglio di noi, specialmente per demerito nostro, perché non siamo riusciti a proporre le cose che avevamo provato in settimana. Che dire, l'addio di Maurizio è una figura che io personalmente ho un rapporto da 3-4 anni a questa parte, sì, quindi lo conosco bene, so cosa può portare all'interno di una squadra. Dispiace, però insomma sono scelte che ha fatto la società. Per quanto riguarda la squadra e il nostro cammino, comunque sono fiducioso perché so come lavora il mister, ho fiducia nei miei compagni, anche se siamo effettivamente tanto giovani, e quindi vedo un futuro roseo, dai. Però devo dire che questi giovani si stanno muovendo bene, perché sono giovani interessanti e hanno capito forse gli schemi, appunto, che Stefano vuole. Sì, sì, sono ragazzi veramente interessanti, sono dei bravi ragazzi, forse a volte anche troppo, ci vorrebbe un pochino più di malizia, di cattiveria, però devo dire che anche in settimana li vedo bene, vedo che si impegnano, ci ascoltano, noi comunque non siamo vecchi che diciamo massacriamo, ecco, e anzi cerchiamo di dargli una mano, perché siamo stati anche noi giovani, e quindi è giusto così, no, ma sono bravi, non posso dire niente, anzi mi auguro che continuino così, ecco. Il Cavarzano vi aspetta una bellunese arrabbiata. Arrabbiata e ostica, sicuramente sarà una battaglia e credo anche una bella partita, perché comunque hanno elementi interessanti e sono una buona squadra anche loro. Sorteggiati gli abbinamenti delle semifinali della fase veneta di Coppa Italia, come avevamo anticipato la scorsa settimana, abbiamo allontanato la paura del derby con la Godigese è stata evitata, il Conegliano di Stefano Andretta affronterà l'Albignasego, mentre la Godigese per l'appunto giocherà contro il Villafranca Veronese. Gare di andata il 15 novembre ad Albignasego alle 20:30, la Godigese invece sarà a Villafranca Veronese alle 14:30, ritorno il 6 dicembre a Conegliano alle 20:30 e a Castello di Godego alle 14:30. Lasciamo il calcio perché siamo pronti a parlare di rugby. È un campionato, quello URC del Benetton Rugby, che sta dando grosse soddisfazioni alla compagine di Marco Bortolami. Beh, quello che abbiamo visto domenica a Monigo, beh, è stata una gara molto bella contro i Lions sudafricani, che sono stati sconfitti per 15-10 al termine di un incontro tirato, con un finale veramente al cardiopalma, che ha decretato poi anche l'MVP della gara, che è risultato essere Lorenzo Cannone. Ancora un match casalingo per un altro sold out intanto al Monigo, perché questa settimana, appunto in questo weekend, si giocherà contro l'altra franchigia sudafricana. Passiamo al volley. Il volley trevigiano ha visto questi risultati: Limoco vincente 3-1 contro la Vero Volley Milano, quindi dopo aver vinto la Supercoppa batte anche in campionato il Vero Volley Milano di fronte a 12.000 persone assiepate al Forum di Milano. Grande prestazione della formazione di Daniele Santarelli. Per quanto riguarda la Champions, poi contro Beveren, l'Asterix Beveren è stata battuta per 3-0 con un grande turnover dello stesso Santarelli. Forse stavo pensando prima a Davide Mazzanti, vi comunico, e lo saprete già, che naturalmente il nuovo allenatore della nazionale italiana è Julio Velasco, che ha lasciato in questi giorni appunto la guida di Busto Arsizio. Per quanto riguarda Imoco, domenica sfida contro Firenze e poi testa già alla Coppa Italia. Nel weekend passato, sempre per quanto riguarda la pallavolo, in A3 maschile ha vinto Motta in rimonta contro Parma per 3-1, vendicando la sconfitta di Mirandola. Motta sarà in casa adesso contro il Sarlux Sarroc. In Serie B maschile Treviso ha vinto al tie break contro Massanzago, mentre la Carno Povegliano si blocca in casa contro Vicenza per 3-1, perde la sua seconda posizione di classifica. In Serie B1 femminile la
Cortina Imoco viene sconfitta in trasferta dal Ponti per 3-0, mentre in Serie B2 femminile l'Ezzelina Carinatese cede 3-0 contro il Chions. Adesso al basket, perché la massima realtà provinciale continua a rimanere la Nutribullet Treviso, che però non vince. Si è fermata anche in casa al Palaverde contro Scafati ed è la sesta sconfitta consecutiva e ci sono scappati i fischi della curva e del pubblico trevigiano, con conseguente tra l'altro gestaccio, approvabile o non approvabile, dell'americano Harrison che si è rivolto alla curva. Questa settima giornata di campionato vede una trasferta in anticipo a Bologna per la Nutribullet Treviso. Deve cercare di andare alla vittoria, però sarà difficile contro questa corazzata del nostro campionato, una corazzata che si è fermata sia in campionato, poi ha giocato contro il Madrid in Eurolega, quindi è un momento un po' particolare anche per Bologna, però attenzione, insomma, la Segafredo Arena farà di tutto per ritornare alla vittoria contro, contro Benetton, o meglio contro Nutribullet Treviso. Ore 19:30 l'inizio di gara. La Rucker, sempre per rimanere nell'ambito del basket, la Rucker di Michele Carrea ha vinto contro i Lions di Bisceglie per 84-58, accorciando le distanze sulla capolista Ruvo di Puglia, sconfitta a Roseto. Sentiamo l'intervista di Simone Pizzioli a Michele Carrea, coach trevigiano. Buonasera dalla Zoppa Sarena con coach Michele Carrea. Al termine della vittoriosa partita contro Lions Bisceglie, coach, complimenti per la partita. La Rucker sta crescendo, lo ha fatto con un avversario pericoloso e che la Rucker è riuscita a disinnescare fin dal primo quarto. Sì, diciamo che la consistenza sui 40 minuti la stavamo ricercando, sapevamo che era un percorso che aveva bisogno, passava da delle tappe, passava da degli errori. Sappiamo che penso che oggi l'abbiamo avuta, a parte un momento di flessione legato al grande margine che si era creato, ma contro un avversario, come hai detto bene, che aveva fatto due vittorie, aveva combattuto anche contro avversari importanti, sempre giocando possesso dopo possesso. Quindi sicuramente questa è una prestazione che dà soddisfazione, che dà la gioia dei due punti, la gioia del reinserimento finalmente di Emidio, che chiaramente è un giocatore troppo importante per gli equilibri di questa squadra, la cui importanza avevamo ben cosciente sia in fase di costruzione sia in questo percorso di 8 partite dove abbiamo dovuto giocare senza di lui. Siamo contenti di essere usciti da questo periodo di emergenza con un bottino di punti sicuramente soddisfacente, considerate le difficoltà che abbiamo dovuto attraversare. Emidio l'abbiamo visto rientrare stasera in campo con un carico anche di tensione emotiva positiva, cioè ci teneva veramente tanto a far bene, per noi è importante. È entrato con tanta garra di far bene in un ambiente comunque che lo ha sempre accompagnato anche nelle giornate precedenti in cui non poteva essere in campo. Io ho la sensazione che la Rucker questa sera abbia dimostrato di aver capito certi errori fatti nelle partite precedenti, errori dovuti diciamo alla gioventù, alla squadra nuova, e stasera Edoardo è entrato in un contesto nuovo, ma è come se non l'avesse mai lasciato, diciamo così. Vabbè, sicuramente Edoardo è un giocatore molto esperto e questo è il motivo per cui l'abbiamo scelto, quindi è un giocatore che sicuramente a livello di inserimento in un contesto tecnico può fare meno fatica di altri giocatori. Io penso che Edoardo abbia fatto un percorso difficile come tutti quelli dei giocatori che devono stare fuori 50 giorni. Credo che oggi abbia dimostrato una prontezza forse addirittura sopra le aspettative. Sappiamo sa lui e sappiamo noi che dovremo accompagnarlo in un percorso di condizionamento che sarà sicuramente sfalsato rispetto a quello dei compagni, quindi è probabile che avrà anche un down di energie, è probabile che il suo percorso appunto debba seguire una logica molto individuale anche rispetto ai carichi di lavoro, ma siamo molto contenti di come è rientrato, di come il gruppo ha accolto il suo rientro. Sono convinto che sarà un giocatore decisivo, come lo sono stati i compagni che lo hanno sostituito e che gli hanno permesso di arrivare al 5 di novembre con solo due sconfitte nel tabellino. Coach, Cacace 28 punti l'ultima partita, questa sera a livello realizzativo meno,
io guardo il lato positivo, una Rucker che riesce a mandare in doppia cifra diversi giocatori, sempre diversi, scusa la ripetizione, è comunque un buon punto di partenza in questo percorso di crescita di una squadra, comunque ricordiamola, che ha confermato Gatti, l'unico giocatore rispetto all'anno scorso. Ma sì, sicuramente io penso che avere imprevedibilità offensiva passi dal fatto che ci siano protagonisti diversi nelle singole partite. Io penso che Cacacci abbia fatto un mezzo miracolo a essere in campo giovedì a Taranto, perché ha finito la partita di Imola con un forte mal di schiena e oggi era utile per me utilizzarlo il meno possibile in modo da non stressare troppo la sua muscolatura della schiena. Ci siamo riusciti grazie al fatto che la squadra è riuscita a tagliare un margine tranquillizzante per tutti i 40 minuti. Ultimo flash di 10 secondi, c'è la percezione di avere una squadra. Sì, sì, credo anch'io. Io penso che questo è un gruppo che ha sempre lavorato nella direzione giusta e che è passato per degli errori che fanno parte di un percorso. Penso che in questo momento questa sia una squadra che è capace di aiutarsi e capace di collaborare. L'elemento di difficoltà quando si raggiunge questo obiettivo è quello di comprendere che non appena i singoli individui che compongono un gruppo smettono di pensare al lavoro come un'occasione per migliorare, non solo non si migliora, ma si decresce. Quindi adesso noi dovremo essere bravi a resettare, abbiamo una trasferta molto difficile, dobbiamo puntare a quella partita come una partita in cui è necessario essere competitivi, consapevoli delle difficoltà sia per la qualità dell'avversario sia per il fatto di giocare in trasferta. Grazie coach. Grazie a voi. Anche nelle categorie inferiori, a cominciare dalla Serie B interregionale, che fa registrare una Montelvini Montebelluna da applausi, vincente contro Padova per 81-66. Perde invece la Calor Flex di Oderzo contro Bergamo per 66-57. In divisione regionale 1 continua a vincere Spresiano Maserada contro Feltre per 61-59, l'Olimpia Sile batte 73-73 a 64-64 Monastier, Motta batte Castelfranco 75-65-66-66, Roncade perde in casa 78-86 contro Basket 2000, infine Resana sconfigge 78-68 Istrana. In Serie C, unica Ormelle batte ed umilia la Vigor Conegliano per 92-60, mentre il GD Pieve batte Martellago 82-51. The Team ancora sconfitto da Roncaglia 82-62 in casa. In Serie B femminile infine ancora battuta Conegliano sul proprio campo da Muggia per 46-61. Dimenticavamo la Serie A2 femminile, come possiamo farlo? La Posa Clima Ponzano vince ad Abano per 68-35 senza problemi e facendo esordire anche la Kirschenbaum a referto con 10 punti. Vi ricordiamo tra l'altro che la gara di questo fine settimana contro Vicenza è stata rinviata a data da destinarsi. Inoltre buona notizia del settore giovanile della Posa Clima, che manda in ritiro in nazionale due giovani giocatrici. Perde invece piuttosto male 48-65 la Martina Treviso Basket contro una delle favorite però alla vittoria del campionato, ovvero la Libertas Udine dopo. E allora noi ci ascoltiamo l'intervista a Matassini, tecnico e coach della Martina Treviso. Coach Alberto Matassini, una brutta Martina Treviso questa sera, tanta difficoltà, una sconfitta amara, più che altro forse anche per la prestazione. Sì, più che altro con tanti rammarichi, perché a 4 minuti alla fine siamo sotto di 4 punti in una partita in cui non abbiamo fatto bene niente. Quindi sono più che altro, andiamo sotto la doccia con tanto rammarico di non aver giocato la partita. Poi dopo, per carità, loro sono una squadra di alto livello, con una fisicità che noi non siamo stati pronti a gestire, però non abbiamo fatto assolutamente niente. E nonostante questo chiudiamo il primo tempo sotto di 6. E poi andiamo sotto di 20 e poi torniamo sotto di 4. La squadra ha reagito ogni volta, è arrivata a giocarsi gli ultimi 3-4 minuti una partita vera, senza energie, senza più rotazioni, tutte con problemi di falli. Chiaramente nella partita in cui manca Zagni abbiamo subito problemi di falli con Popozzi ed Egbo. E quindi parliamo di una partita che purtroppo non abbiamo giocato assolutamente per come volevamo e che nonostante questo
abbiamo giocato quasi fino in fondo, quindi questo lascia soltanto del rammarico. Adesso c'è da resettare e ricominciare, ritrovando forse anche la continuità di rendimento che si era visto forse nelle prime giornate, anche nel derby, insomma, anche fino a sabato. Ma sì, io direi che fino ad oggi avevamo sempre fatto la nostra pallacanestro, quando meglio, quando peggio. Non è l'ultimo canestro di sabato scorso che cambia il giudizio su una partita non giocata al meglio, ma giocata alla pari con Ponzano, che è un'ottima squadra. E oggi, nei momenti in cui abbiamo provato a fare le nostre cose, siamo stati alla pari anche con Udine. Però questo, con una squadra con questa fisicità e questa profondità, non basta farlo a sprazzi, bisogna farlo con continuità. Noi dobbiamo lavorare su questo e quindi iniziare intanto ad alzare la fisicità in allenamento e poi portarla al sabato. Lasciamo il basket, passiamo all'atletica. Si corre in rosa domenica 12 novembre a San Vendemiano. Oltre 2.800 donne presenti, start alle 10 di fronte al municipio. Due percorsi, 6,5 di chilometri e 13 chilometri. La cosa più importante è che la prima corsa tutta rosa del Triveneto quest'anno, nata nel 2014, ha sposato un nuovo progetto, quello della radiologia senologica dell'ULS numero 2 marca trevigiana, che contribuirà all'acquisto di un applicativo di intelligenza artificiale che assiste i medici nella valutazione delle mammografie effettuate come approfondimento di secondo livello nel programma di screening mammografico. È tutto, buona giornata, buon weekend, ci risentiamo la prossima settimana. In collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.